Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD. Anche quest'anno, il 23 gennaio, giorno della vigilia della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e dei comunicatori, il Santo Padre ha consegnato il messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, la 53esima della sua storia, che sarà celebrata domenica 2 giugno nella solennità dell'Ascensione del Signore. Siamo membra gli uni degli altri, dalle social network community alle comunità umana. Nel messaggio il Papa richiama tutti, in particolar modo gli operatori della comunicazione, ad un uso positivo dei social, invitando a non farne strumenti di manipolazione della verità, bensì efficaci opportunità di comunione a partire dall'identità cristiana fondata sulla comunione eucaristica. La Fraternità dei Laici istituisce tre borse di studio dell'importo di 5.000 euro da assegnare per attività di ricerca intitolate a Franco Paturzo, socio della Società Storica Aretina e nel triennio 1999-2003 presidente della Brigata Aretina Amici dei Monumenti. Le borse di studio si propongono di onorare la memoria e di conservarne il ricordo. Il concorso è aperto a tutti e ciascun candidato può partecipare a più sezioni del premio. Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al primo rettore della Fraternità dei Laici, redatte in carta libera e debitamente firmate in calce, dovranno pervenire alla sede della Fraternità dei Laici in via Giorgio Vasari, numero 6, ad Arezzo. La Fraternità dei Laici ha organizzato tre borse di studio in ricordo dell'attività di Franco Paturzo, perché in questi anni lui ha svolto ricerca e approfondimento di grande rilevanza proprio per la crescita culturale della nostra città. Uno degli scopi fondamentali della Fraternità è la tutela culturale della città di Arezzo, e attraverso l'istituzione di queste tre borse di studio vogliamo non solo dare riconoscenza e ricordo a Franco Paturzo per le sue opere, ma anche e soprattutto per il lavoro che può essere utile verso la nostra popolazione. Le tre borse di studio riguardano in particolare la prima sul più antico libro che abbiamo in fraternità, che racconta e descrive 1700 persone, uomini, donne e bambini che abitavano nel quartiere di Porta Crucifera. A quel tempo esisteva di già in Arezzo, grazie alla fraternità, la Ius Soli, cioè coloro che nascevano ad Arezzo erano di diritto iscritto alla fraternità. I nomi e cognomi delle persone che abitavano Arezzo sono registrati nel libro del 1299. Possiamo anche arrivare a fare la planimetria, la cartografia dell'Arezzo medievale seguendo questo libro. La seconda è un riassunto di tutte le attività archeologiche che la Fraternità sta portando avanti, e la terza è il particolare sviluppo di Arezzo verso il Mar Adriatico e verso l'Oriente italiano, seguendo il viaggio che Giorgio Vasari ha fatto portando anche la sua pittura nella zona di Salleo, nel Montefeltro e a Rimini. Accanto a me ho il dottor Claudio Paturzo, che è il fratello di Franco, che grazie alla sua generosità noi possiamo dare queste borse di studio aperte a tutti di 500 euro ciascuna. Io ho accolto in maniera bellissima questa richiesta del dottor Pierluigi Rossi come primo rettore della Fraternità dei Laici. Per quale motivo? Perché noi come famiglia avevamo sempre in essere questa idea di istituire un premio, una borsa di studio a nome di mio fratello. Questo si è avverato grazie al dottor Rossi, e onore quindi alla Fraternità che ha permesso l'istituzione di queste tre borse di studio. Come ha detto giustamente il dottor Rossi, qual è il significato vero? La riconoscenza e il ricordo e la memoria di persone che hanno studiato sia a livello del nostro territorio sia a livello storico della città, che non vada perduto per le generazioni future. Il periodico semestrale della Società Storica Aretina, Notizie di Storia, compie 20 anni. Un risultato importante che l'associazione, presieduta da Luca Berti, festeggia con un'anteprima del numero che completa l'importante traguardo. Appuntamento domani alle ore 17:30 all'Auditorium Aldo Ducci in via Cisalpino. Presenti gli autori che illustreranno il contenuto dei saggi pubblicati nel numero che completa il ventennale. Lo spazio, la memoria e la rigenerazione urbana, l'uso e riuso degli ex manicomi italiani è stato il tema al centro di un seminario che si è svolto presso il campus del Pionta. Vediamo com'è andata. 18.
La rigenerazione urbana e il significato della memoria condivisa a partire dall'uso e riuso che è stato fatto di alcune strutture, ex strutture manicomiali in Italia, è il tema al centro del seminario che si è tenuto al campus universitario del Pionta. Un importante momento di riflessione e di approfondimento. Sì, appunto, in quanto campus del Pionta, noi come struttura universitaria siamo ospitati in quello che era l'ex ospedale psichiatrico di Arezzo e in quanto Dipartimento di Scienze dell'Educazione siamo particolarmente attivi sui temi che pensano l'uso e riuso di spazi come questi, quindi funzionali a cosa, qual è il ruolo della comunità universitaria, qual è il ruolo degli stessi studenti nel pensare diverse strategie di cura o nel pensare anche quale uso fare di questi spazi. Quindi abbiamo organizzato questo seminario a più voci tra pedagogisti, sociologi, storici dell'architettura e promotori di un libro che è uscito alla fine dell'anno scorso, proprio per pensare come gli ex manicomi italiani possono essere riusati e riutilizzati. L'uscita della recente pubblicazione Passi di Libertà, nella quale studiosi di varie discipline hanno riflettuto sul rapporto spazio-memoria-follia, ha riacceso i riflettori sul ruolo e la funzione di questi luoghi, di queste ex strutture manicomiali. Sì, noi siamo Chile della Balanza, noi viviamo a San Salvi, nell'ex manicomio, da più di 20 anni. Siamo un caso unico italiano, perché l'ultimo direttore del manicomio, quando uscirono gli ultimi matti, pensò che l'operazione dovesse concludersi con l'ingresso contemporaneo in città, della città nel manicomio, come? Creando un presidio culturale, quindi ci invitò come compagnia teatrale a mettere casa nel manicomio, quindi partì questo processo appunto di rigenerazione urbana. È un caso unico perché noi pensavamo più o meno fosse accaduto in vari altri spazi, anche per esempio a Trieste dove ha operato Basaglia, ma in realtà altrove c'è stato un tentativo più dell'istituzione di aprire qualcosa, mentre invece l'idea, secondo me, tra virgolette rivoluzionaria di Pellicanò fu quella del dire: non possiamo farlo noi, devono farlo chi fa cultura, aprendo un luogo che consenta di far entrare i giovani e di far conoscere in una sorta di percorso di memoria viva il manicomio e quindi cos'era, cos'è stato il superamento del manicomio in modo che restasse memoria quotidiana, vissuta, coniugandola con un percorso di ricerca culturale. Il prossimo 5 febbraio dalle 14.30 alle 18.30 si terrà al Liceo Scientifico Francesco Redi il primo evento ufficiale Google in Italia, una giornata formativa rivolta principalmente ai docenti di ogni scuola e grado, ma anche a coloro che desiderano scoprire e approfondire la soluzione G Suite per For Education che Google mette a disposizione gratuitamente per la scuola. Al via anche in Val Tiberina il ciclo di incontri dedicati alle famiglie e agli operatori sul Dopo di Noi, promossi dalla Fondazione Riconoscersi Ollus. L'iniziativa rientra nel progetto denominato Niente su di noi, senza di noi, patrocinato dalla Regione Toscana e coordinato dall'Azienda Sanitaria e Servizio. La Fondazione Riconoscersi Ollus, nell'ambito del progetto denominato Niente su di noi, senza di noi, finanziato e patrocinato dalla Regione Toscana e coordinato dall'azienda ASL Toscana Sud-Est, è pronta per dare il via ad una nuova importante iniziativa. A partire da gennaio, presso il distretto sociosanitario di San Sepolcro, in via Santo Tito 24, si terranno infatti una serie di incontri formativi tenuti da esperti del settore volti ad affrontare la delicata tematica del progetto di vita di persone disabili per acquisire dell'autonomia anche abitativa. Il secondo appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, si terrà martedì 12 febbraio e avrà per tema gli strumenti giuridici a servizio del progetto di vita. La Fondazione Riconoscersi, insieme ad altri soggetti partner nel distretto Arezzo-Casentina-Valtiverina, delle attività svolte in applicazione della legge 112.
del 2016. La Fondazione, come è noto, si occupa sostanzialmente di sostegno alle persone disabili e in particolare alle loro famiglie, ed è proprio concentrandosi su questo aspetto che all'interno di questo partenariato, che vede coinvolti, come dicevo, privati ma soprattutto gli enti pubblici, che sono anche il capofila del progetto, svolge una duplice attività: una legata concretamente ad azioni di avvicinamento delle persone disabili all'acquisizione di nuove abilità o al consolidamento di autonomie già manifestate, l'altra più di volta alle famiglie, ed è questa che vorrei sottolineare in particolare, non perché è più importante ma perché coinvolge davvero il mondo delle famiglie, è il ciclo di incontri che la Fondazione ha messo in campo per consentire alle famiglie, accanto a questi agli operatori sia pubblici che privati, di conoscere nel dettaglio non solo le disposizioni della legge ma soprattutto per riflettere insieme sul cambiamento culturale che anche la legge 112 ci offre di approfondire. Sono 6 incontri su 3 temi essenziali. Il primo di 2 incontri è legato alle caratteristiche di tutela giuridica delle persone disabili. Il secondo gruppo, ed è quello centrale, altri 2 incontri, è sul progetto di vita individuale delle persone disabili. Il terzo gruppo, sempre 2 incontri, sono gli strumenti per la tutela e il ruolo che può avere la Fondazione nel supporto alle famiglie per realizzare questi strumenti. La cura del volontariato, il ricambio generazionale e il coinvolgimento di giovani è stato il tema al centro del secondo incontro formativo del corso La cura della carità, promosso dalla Caritas della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, che ha avuto per protagonista Daniela Marzano, docente di psicologia presso l'Università Cattolica di Milano. Ne parliamo nel TSD Focus di questa sera. Vi ringrazio per l'attenzione, questa era l'ultima notizia. Arrivederci. La cura del volontariato, il ricambio generazionale e il coinvolgimento dei giovani è stato il tema al centro del secondo incontro formativo del corso La cura della carità, promosso dalla Caritas della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, che ha avuto per protagonista Daniela Marzano, docente di psicologia presso l'Università Cattolica di Milano. A suo modo di vedere, come è possibile oggi coinvolgere i giovani all'interno di un servizio di volontariato? Ma la prima cosa da dire a questo riguardo è che, parlando di giovani, è necessario chiarirsi sul paradigma che utilizziamo per parlare di partecipazione. Partecipazione ovviamente non è più quella degli anni 60-70, è cambiato il modo dei giovani di esprimere protagonismo. Per citare uno dei cambiamenti principali, pensiamo a internet e tutta la partecipazione che avviene su quelle piattaforme, e quindi uno dei temi principali che affronteremo anche oggi è proprio il fatto che, finché usiamo delle categorie che hanno a che fare con quell'idea di volontariato, il rischio è di chiudere molto semplicisticamente pensando che i giovani non partecipino. E altra cosa è se invece allarghiamo lo sguardo a nuove forme di partecipazione sui quali i giovani manifestano invece la loro attività, la loro preferenza, e quindi i giovani possono essere coinvolti, possono partecipare, hanno voglia di farlo, di esprimere protagonismo. Bisogna però avvicinarsi un po' anche ai loro linguaggi, al loro stile e ad una forma di volontariato che, un po' come tutto il resto della vita, dal lavoro alle relazioni, è segnato da flessibilità, dinamicità, mutamento. Non è più una scelta che rimane uguale a se stessa, come forse era un tempo, no? Per cui si sceglieva un ambito di elezione e quello rimaneva. Oggi anche il volontariato è soggetto un po' alla mutevolezza, no? A cui tutti gli ambiti di vita dei giovani sono di fatto sottoposti. Durante il corso dell'incontro si è parlato a lungo anche di come è possibile gestire un ricambio generazionale.
Questo è un tema sempre molto delicato. Da tempo si dice che in realtà non dovremmo parlare di ricambio generazionale, ma di scambio tra le generazioni, no? Anche in concomitanza, cioè l'idea non è via gli uni spazio agli altri, ma al contrario di usare proprio l'esperienza appunto dei più adulti, diciamo, e per coinvolgere i giovani, potendo anche fare del lavoro collaborativo, e questo credo sia uno dei punti poi più difficili da raggiungere, proprio perché, come si diceva un attimo fa, è necessario che ci sia un avvicinamento anche dei linguaggi e degli stili, cosa non sempre semplice. E sicuramente i giovani hanno molto da imparare, hanno voglia di imparare dagli adulti, gli adulti però hanno il difficile compito di non sostituirsi, cosa che invece spesso accade, né di ridurre le mansioni dei giovani poi a delle, magari degli aspetti molto circoscritti o ripetitivi, ma dare responsabilità appunto, no? E riuscire a fidarsi anche in qualche modo del nuovo modo di fare. Per cui l'idea, per certi versi forse già sentita ma molto poco applicata, è proprio quella di favorire percorsi in cui ci sia uno scambio attivo e reciproco tra le due generazioni, e non tanto pensare ai giovani nel momento in cui gli adulti hanno voglia di fare un passo indietro, perché quello poi diventa un passaggio invece molto più faticoso e non sempre praticabile. Quali sono i consigli che lei si sente di dare a dei giovani e in generale a delle persone che si affacciano in un servizio di carità? Ma il mondo del volontariato è un mondo ricchissimo, in Italia poi più che in altri paesi, che offre davvero tante opportunità di crescita. Bisogna sfatare il mito che la crescita del volontariato debba essere solo in una direzione, diciamo, prosociale, perché in realtà ci sono molti benefici anche autodiretti, no? Di crescita in campo professionale, di apprendimento di nuovi linguaggi, nuove competenze, ampliamento della rete relazionale. Tutti aspetti che in qualche modo possono essere anche egoisticamente intesi, con un egoistico tra virgolette ovviamente, no? Ma che vuole proprio superare questa differenza tra l'altruismo e l'egoismo, pensando che il volontariato è un campo d'azione invece con effetti assolutamente utili sia sulla sfera sociale che su quella individuale. Il consiglio quindi è di prendere in considerazione questa possibilità e provare a sfruttarla al massimo, riuscendo a trarne benefici anche per gli altri ambiti della propria vita e non soltanto per la dimensione come dire, caritatevole, che senza dubbio è l'essenza del volontariato, ma tanto più si riesce a lavorare anche sulle altre, tanto più il coinvolgimento dei giovani diventa attivo e fattivo. Secondo lei la nostra società è davvero così individualista come spesso certi fatti terribili di cronaca ci spingono a pensare, a credere? Direi che è una società individualista, questo sì, ecco, non so se egoista, ma sicuramente il modello, almeno quello generale, tende all'individualismo e quindi appiattisce molto a una dimensione personale e del qui e ora, no? C'ha poco respiro in avanti, ha poca progettualità e ha poca attenzione verso l'altro. Questo in termini generali può essere vero. D'altra parte, dicevo prima, l'Italia si distingue però per il suo volontariato e per il suo terzo settore, no? In generale, e quindi è anche vero che c'è questo terreno molto fertile dove le relazioni continuano a essere al primo posto. A suo modo di vedere, quando si parla veramente di empatia e di assunzione della prospettiva altrui e non di contagio emotivo? Allora, l'empatia, adesso teoricamente potremmo definirla in molti modi, ma diciamo che poi il senso, no, del termine sta proprio nella possibilità di sentire in qualche modo l'emozione dell'altro, no? E nel momento in cui sento l'emozione dell'altro, quindi non necessariamente, non è del tutto mettersi nei suoi panni, perché potrei anche non aver mai vissuto quell'esperienza lì e non serve quello per sviluppare empatia, ma la possibilità di sintonizzarsi emotivamente, quindi percepire l'emozione dell'altro e in qualche modo sentirsi quindi vicini, affini, perché la condizione umana poi ci accomuna tutti, anche se con esperienze molto diverse. E questo credo che sia un tassello fondamentale per il volontariato che si struttura intorno alla relazione d'aiuto.
contenuto, anche se, come dicevamo prima, è fondamentale che se ne colga anche la dimensione più autodiretta, no? Cioè nell'empatizzare con l'altro non faccio solo un gesto di altruismo perché comprendo l'emozione altrui e quindi magari poi trovo il modo per star vicino all'altro, ma ho un beneficio anche per me, perché questo mi consente di capire qualcosa in più, di avvicinarmi all'altro, migliorando, no, anche le mie competenze relazionali, e di ottenere uno sguardo sul mondo e sulle realtà che poi è patrimonio che rimane nella formazione di ognuno.